proprio come conduttorzista. Come agricoltore, perché ha deciso di utilizzare questo tipo di prodotto? Dunque, come agricoltore e anche come controterzista abbiamo deciso, è proprio stata una strategia aziendale, cambiare rotta, perché dal 2006 al 2016 facevamo trattamenti con il trampolo. Dopo 10 anni ci siamo resi conto, sia per l'ambiente, ma soprattutto per la nostra salute, di dare una svolta. E questa svolta l'abbiamo trovata appunto in una lotta integrata biologica che ci permette sia di rispettare l'ambiente, ma anche noi come operatori direttamente sul campo di avere dei benefici e di stare meglio. Quanto è efficace in comparazione con trattamenti con agrofarmaci classici l'utilizzo del tricrogramma brassice, di questo parassitoide della pelle del mais? Dunque, dalla nostra esperienza, che si limita a 3 anni, nei primi 2 anni ci siamo avvalsi di ragazzi che venivano appunto dalla zona di Ferrara a farci il trattamento sulla nostra azienda. E nei 2 anni di sperimentazione abbiamo visto il primo anno un'efficacia paragonabile all'insetticida, nel secondo anno un leggero calo. Il leggero calo è stato dato anche dalla non tempestività dell'intervento e dei vari accordi tra sia noi che chi veniva a distribuircelo. Dal 2017 abbiamo iniziato noi a fare questa tipologia di trattamento e supportati da un tecnico che noi riteniamo competente. Siamo riusciti ad andare a togliere tutte le inefficienze e quindi le possibili cause di mancanza di efficacia. E nell'anno di utilizzo nostro, con una superficie di test, abbiamo visto che siamo arrivati vicino al 95% di efficacia.